Buonasera a tutti amici, chiedo scusa, sto cercando di districarmi da questo, intanto sono entrato in live, vabbè, ma sto cercando, c'era il microfono attivo, sì, chiedo scusa, dicevo, mi sto districando, no, forse non me ne sarete accorti, da questo labirinto che ho creato da solo con le cuffie, oh, ce l'ho fatta, fermi, ce l'ho fatta, ciao Jeff, buonasera caro, buonasera, allora, a parte che ogni tanto lagga, tipo, a parte che stasera ogni tanto lagga, non capisco perché, adesso magari abbasso. Vabbè, che cazzo serve che abbasso la risoluzione? Cioè, se lagga che già 1500, cioè, penso che laghi uguale qualunque risoluzione metta. Allora, buonasera ragazzi, come state? Ragazzi, c'è solo Jack, quindi insomma non è che ci sia troppa gente. Allora, fatemi un attimo vedere come sono ridotto. Mamma mia, ragazzi, con che coraggio entro in live stasera. Allora, aspettate, dunque. Tolgo due cagate sul telefono. Ecco fatto, c'è Stream Elements, meno male, sì, c'è stato qualche momento, ma boh, forse sono solo l'inizio, ma io spero, lo spero vivamente che sia solo l'inizio, perché se no si fa così stasera. Ciao Swan, buonasera anche a te, Morris sei sempre bello, no tu stasera, no, Belin che brutta testa. No, allora, tra l'altro ragazzi, non so se vi ricordo, non so se, dicevo, ciao Swan, non so se questa sera praticamente è stato. Non so se lo sapete, beh, forse se siete su Telegram lo sapete, però io praticamente in questi giorni tipo sto facendo tipo delle live, sì, delle live, magari, no, sto tipo lavorando tipo 13 ore perché sto facendo affiancamento a un collega nuovo, no? E quindi praticamente cosa succede? Che io mi ritrovo tipo, arrivo a casa la sera che sono distrutto, cioè stasera infatti sono a dir poco sfatto, cioè ve lo dico, sono sbriciolato perché voglio mettere un po' meglio sta stronzata, dicevo, io stasera. Sono a dir Belin che brutta testa, dicevo, sono a dir poco sbriciolato, no? Però ho detto no, non posso saltare stasera, vorrà dire che farò un po' meno, vorrà dire toh, che stasera al posto di finire alle 11 finiamo alle 10 e mezza, finiamo per dire, no? Però comunque sia, ci tenevo a essere in live questa sera. Morris lavora in live, bella, potrei fare una live al lavoro, certo, poi mi licenzierebbero, però a parte questo, dai, è un'idea che posso considerare. Oh, tra l'altro oggi, oh raga, oggi ho fatto una figura di merda al lavoro, praticamente ero, cosa è successo? No? Io so che dentro, oh, porca miseria chi c'è? Ciao Mike, buonasera, è tornato, dicevo, no? Dicevo, e c'è anche chi è, di te non me ne frega un cazzo. No, scherzo, ti voglio bene. Dicevo, ragazzi, no? Che stasera ho fatto una figura di merda al lavoro. Cioè, io praticamente, allora, io so che non posso mangiare, no, nella postazione, diciamo, dove sono, dove c'è, diciamo, il, tra virgolette, posto di guardia, lo so, no? Praticamente, però cosa succede? All'ora di pranzo, no? Non mangiavo dalle 2, non mangiavo dalla mattina alle 7, no, scherzavo, non era l'ora di pranzo, erano le 2 passate, no? Non c'era tipo, diciamo, fuori pioveva e non mi potevo imboscare, diciamo, nella stanzina dove mi imbosco di solito a mangiare, perché c'erano degli operai dentro che stavano lavorando, no? Sì, gli operai di Supermario. Per cui dico, vabbè, mangio qua dentro, no? Tanto figuriamoci se passa qualcuno adesso. Vedi, c'ho il panino, c'è il collega di affiancamento, no? È lì, dico, vabbè, allora, senti, tu stai lì, io mi nascondo qua, intanto mi mangio il panino. Oh, così, e aspettate, eh. Ok, quella, non so perché, ma ogni volta che scrivi sto per entrare, immagino te che sfondi la porta per poter. Sì, esatto. Hai presente il meme del tizio che sfonda la porta col calcio, no? Trova la ragazza del GameStop e poi torna indietro, ecco. Ho avuto inceppi dovuti da studio e crolli emotivi. No, ma ora sono riuscito a liberarmi del tutto. Sono contento, caro. Mi dispiace solo che questa è la terza parte che vedi, che facciamo del gioco di stasera, però non è che ci sia granché di trama da recuperare. Se vuoi, se c'hai voglia, recuperati le altre due, perché non è male. Questo hack tutto in spagnolo. Comunque dicevo, ma sì, figuriamoci se passa qualcuno adesso. Te stai lì, no? Che io intanto mi mangio il panino. Sono lì praticamente, tutto vero. Mi mangio questo panino gigante, no? Fatto tipo pieno di salame, di cose così, no? L'ho quasi finito, no? L'ho quasi finito e ovviamente chi è? Che passa? Il direttore del personale con l'assistente, no? Passano, guardano lì dentro, no? Mi vedono, io li vedo, c'ho cioè letteralmente il panino così, no? Letteralmente così, ma.
mi fa, e poi tipo no, ho detto che sfiga, ho detto ma che sfiga, e vabbè, però si è messo a ridere, è entrato dentro, si fa, lo sai che non puoi, lo sai che non puoi, vero? Io proprio chiedo scusa, però, cioè, lì fuori piove, lì non ci potevo andare, così, dove andavo, cioè, ho preso, mi sono messo un attimo qua nascosto, ho detto sperando che non mi vedesse nessuno, no? Però tipo, ho detto vabbè, non succede niente, però occhio che se ti vede qualcuno, no? Se ti vede qualcuno potrebbero dirti qualcosa, ho detto sì, e niente, tipo, poi è andato via, no? E li vedevo che stavano ridendo quando uscivano, ho detto no, ho detto vedi, che figura di merda, vabbè, ormai è andata, per cui ho finito il panino, quindi la storia finisce così. E niente, praticamente... È andata così praticamente. Panino mangiato, link spammato. Grazie caro, ti voglio bene. Potevi pullare la stessa cosa del casco. Ah, ma perché stavo mangiando, giuro. Ah, cazzo, è vero quella storia. Cazzo, te la ricordi? Ti ricordi quella storia lì? Sì, vabbè, si sta riferendo a una volta in cui praticamente da ragazzino, avevo tipo 16 anni, avevo gel sui capelli, capelli dritti. Sono andato in scooter senza casco, perché dicevo, ma sì, tanto non mi becca nessuno, ero in scooter senza casco, mi ha fermato la guardia di finanza, non i carabinieri, la guardia di finanza, no? E praticamente praticamente mi hanno fatto un culo così, e io gli ho raccontato che non mi ero accorto di non avere il casco, me l'ero dimenticato. Devo avergli fatto sufficientemente pena, perché poi alla certa mi hanno lasciato andare, intimandomi di tornare a casa. E niente, è finito così. Allora... Comunque, a parte questo, il bello dei giochi era senza dialoghi, tipo anche Beta Slug, non hanno un senso di vita a meno che tu non cominci a studiare. Sì, no, diciamo che questo. Allora, in realtà sai che questo ce l'ha la trama, però, tipo, finora non ci ho capito un cazzo. Tipo, ho visto solo cose in spagnolo, no, in portoghese, scusate, non ci ho capito una sega. Cioè, io ho visto, a parte che stasera ho dei cali di connessione a caso, non capisco perché, e vabbè. Comunque, niente. Finora non ci ho capito un cazzo, ho capito solo che c'è Bowser che parla spagnolo, che ha trovato tipo i cristalli magici, no? E lui, ah ah ah, Mario, Jamás, tu me vincerás come nuovo Poderos. E non ci ho capito una sega, e so soltanto, boh, così, insomma, avevo ammazzato due dei figli di Bowser, l'avevo ammazzato, e adesso, boh, stasera non sarebbe male riuscire a fare un terzo, anche se stasera, ragazzi, ve lo dico già, finiremo prima, perché stasera, ragazzi, la live finisce alle 10:30, perché ragazzi sono 3 giorni che sto facendo, 13 ore di fila al lavoro, abbiate pazienza, stasera devo andare a dormire, devo provare almeno ad andare a dormire a un orario, come dire, a un orario un po' decente, ci devo provare almeno, poi se ci riesco non lo so, però comunque sia voglio provare a cercare un attimino di dormire, anche perché sono distrutto. Stavo facendo la valigia con questo piacevole sottofondo. Mette il volume di Twitch. E Mickey il pollo? No, non ho capito. Non capisco che cazzo stai dicendo, Mela. Però comunque sia, ti voglio bene. E a momenti spareso che devo cenare. Mi dispiace. Ma la cosa che più mi dispiace è questa lag che io sto notando questa sera. Stasera sto laggando, ragazzi. Sto veramente laggando. E spero con tutto me stesso che sia uno temporaneo. Uno. E due, che se proprio non è temporaneo. Se proprio non è temporaneo. Che sia accettabile, ecco. Ah, ma ci credo che sto laggando! Ma ci credo che sto laggando! Sono un cretino! Ho lasciato Twitch aperto! Ci credo che sto laggando! Sono un coglione, sono un deficiente, devo morire! Devo morire, testa di cazzo! Comunque, niente, praticamente è rimasto Twitch aperto, è rimasto, per cui c'era la live e in più guardavo io che mi trasmettevo. Cioè, te credo che andava piano, cioè che andava tipo a scatti. Comunque, a zero. Ah, ecco, mette il volume di Twitch a zero e Mitski a palla. Ma chi è Mitski? Che cazzo è? Un membro dei BTS? Non ci capisco una sega mela. Comunque, allora, stavo dicendo. Sarebbe El Super Mario, il messicano che affrontò Bowser Trump. Beh, il final boss, non spoilerarlo. Allora, ok. Non morire, non morire. No, dai, per ora ragazzi sono ancora qua. Anche perché l'ultimo sforzo. Poi per un bel po', grazie a Dio. Grazie a Dio, in teoria, per un bel po' non dovrò mai più farlo, questa cosa qua delle 13 ore. No, mai più no. Però, insomma, si spera che per molto tempo non debba rifarla questa cosa di
come dire, di lavorare 13 ore. Purtroppo ci sono stati dei casini, un collega è stato lasciato a casa, io tipo sono rimasto, come dire, io quindi dovevo coprire anche il suo turno, poi ora è arrivato uno nuovo, gli sto facendo affiancamento, oggi era l'ultimo giorno però di affiancamento, domani in teoria dovrebbe, come dire, partire. Oddio! Oddio, scusate, dovrebbe partire da solo. E niente, ecco, mai più è quello che gli ho detto al tizio nuovo, no? Di non arrivare in ritardo praticamente, no? Tipo, no, però è puntuale, però devo dirvi la verità, per ora è puntuale, per ora è preciso, anzi arriva anche troppo in anticipo, devo dirvi la verità, però sono contento, però dai, sono contento, spero per appunto che continui così. E ragazzi, cos'altro vi volevo dire? Mi sa un cazzo, mi sa che ho finito con le puttanate. Direi che possiamo cominciare perché ragazzi mi sono rotto i coglioni. Sono le 21:40, finora ho raccontato cazzate. Basta, basta ragazzi, basta. Allora, dunque, vediamo. Il controller è attivo, l'AIDS c'è, come sempre, perché se non c'è ci rimango male. Aspettate un attimo. Open door, no, scherzavo, open state. Ma si vede, vero? Sì che si vede. Ma sì che si vede, ho caricato? Ma sì, ragazzi, ma sì che si vede. Aspetta, fatemi vedere anche qua. Ok, è impostato anche bene, quindi tecnicamente così. Tecnicamente così. Ma dove cazzo sono i miei occhiali ora che ci penso? Vabbè, pazienza, ormai è troppo tardi. Ah, giusto! Fermi, aspettate, prima che cominci, devo farvi vedere una cosa. Aspettate un momento, perché voi non si vede da qua, no? Però adesso ve lo faccio vedere, ma. Allora, ragazzi, mi sono arrivati, no? Giusto un po' di pacchi, giusto un po' di tow project dal Giappone, giusto un pochino, no? Perché effettivamente, no? Poi questo, ragazzi, mi sono arrivati 200 tow project, mi sono arrivati. Non so quali, poi li aprirò probabilmente lì. Non so quali perché ne ho ordinato una marea. Guardo un attimino su Instagram, li vedrete su Instagram, li vedrete poi probabilmente. Ovviamente li posterò in modo ordinato perché mi piace essere ordinato. Poi tipo un giorno spero di riuscire a fare una foto con tutti quanti i tuoi project insieme, che sappiate che c'è un progetto di portarli in live. Purtroppo io credevo di riuscire a portare il 6 per Halloween, ma ho un po' di dubbi, ragazzi. Ho un po' di dubbi perché purtroppo è un periodo estremamente impegnato, specialmente al lavoro per colpa di questo casino qua. E quindi, tipo, spero di farcela. Adesso vedo un attimino. Sono arrivato. Allora, riesco a fare fino. Sono 6 stage. Riesco a fare fino al boss del sesto stage. Scusate, del quinto stage di Tow Project senza morire e senza usare bombe. Però non intendo farlo in live, non intendo farlo in live perché sennò non si finisce più. Però in live voglio fare una one credit, quello sì, ragazzi. Però, appunto, essendo che riesco ad arrivarci senza né morire, né usare bombe, né fare niente, vuol dire che, insomma, in teoria, anche se faccio qualche errore, dovremo riuscirci in pochi tentativi a portare una one credit di Tow Project. Anche se, ovviamente, io sto cercando di esercitarmi per riuscire a fare anche il sesto stage in teoria senza morire, in pratica poi è tutto da vedere, però insomma l'idea è questa, ragazzi. Ve li porterò pian piano, ho proprio voglia di cominciare a portare questa saga qua. E comunque Mike, non mi sono dimenticato di Metal Slug 4, che l'ho messo un attimino in pausa perché sono andato in burnout anche quello lì, ero arrivato anche quello lì, riesco ad arrivare all'ultima missione senza morire. Però adesso mi stava pesando, per cui l'ho interrotto un attimo, sono passato al tuo project, poi tornerò anche a Metal Slug 4, caro, non ti preoccupare, porterò anche quello lì. Sentite, allora, a me sta musica mi ha rotto i coglioni, quindi, allora, aspettate, sistemo anche il discorso audio, spero che sentiate che non sia troppo alto né troppo basso. Qua ci siamo, le cagate sono qui, l'ebola è qua, quindi ragazzi, io direi, se siete d'accordo di cominciare. Allora, facciamo una live estremamente chill, a parte il fatto che ci sono una marea di segreti che dovremmo cercare, no? Vado a cenare, torno subito. Ciao Suana, dopo. Io fino a che non arrivavo alle robot non riuscivo. Eh sì, quello lì anche è un casino. Quello lì anche è un po' un casino. Però ragazzi, allora fermi tutti. Fermi tutti. Allora, questo stage è Chocolate Pass, no? Boh, però a me questa non sono sicuro sia cioccolata, devo dirvi la verità, però vabbè, pazienza, a noi non ci interessa. Noi non ci interessa. Wow, fermi. Fermi, wow, fermi. Ok, attenzione.
Vabbè, dai ragazzi, qua, come dire, sei sempre abbastanza... Oh! Dicevo, per ora i livelli sono sempre stati... No, oddio, qualche livello cattivo l'abbiamo trovato, però niente di particolarmente... Ah, cazzo, ma questa è lava! Ho rischiato veramente, ma... Ma ragazzi, avete visto anche voi? Ma che cazzo succede a quelle tartarughe che finiscono in acqua? Glitchano! Cioè in acqua, scusate, nella lava. Vabbè, confondere la lava con l'acqua, ogni tanto può succedere. Però, insomma... Dunque, qua niente. Ah, c'è un segreto qua. Vediamo un po' che stronzate. Vediamo le stronzate. Bella sta musica. Bella sta musica, mi fa cagare. Allora, dunque, qua ci sono i soldi. Finalmente il crossover con il boss finale di Fantasy Grounds. What? No, no, fermi, scusate. Fermi, fermi, fermi. Fermi. Ah, perché c'ho, ragazzi, l'ho capita tardi. L'ho capita decisamente tardi. E vabbè, dai, mi sono ammazzato. Non ho preso tutti i soldi, però vaffanculo, non mi interessa. L'ananas! L'ananas, ragazzi, vediamo cosa dice. Ciao, Voca. Allora, l'importante è che tu sia arrivato. Para fazer un bebé, Yoshi crescer de aele algo para comer. Pode ser frutas ou ate mesmo inimigos. Che cazzo vuol dire? Allora, per far crescere... bevi Yoshi, ok, lo Yoshi nano, devi dargli da mangiare la merda e la frutta. Va bene, così ho capito. No! Adesso ragazzi, top di... Veramente, ho pinnato l'esatto momento in cui stavo morendo. Vabbè. Beh, effettivamente sono morto. Effettivamente sono morto, senza tanti discorsi. Ora che ci penso, non c'era nemmeno un checkpoint. Cioè, quindi secondo loro devo ricominciare dall'inizio. Ah sì, va bene. Ah sì, e io ragazzi, vabbè, farò le cose molto di fretta. Forse un po' troppo. Forse un po' troppo di fretta. Forse un po' troppo di fretta, ragazzi. Calma, calma. Non facciamo... Scusate, era uno scherzo. Dicevo, non facciamo i pirla. Non facciamo i pirla, per favore. Allora, dunque. No! Ma che cazzo mi succede stasera? Fermi, fermi. È la stanchezza. È la stanchezza, ragazzi. Fermi. È la stanchezza. Io, ragazzi, ve lo dico. Allora, visto che sta live dura di meno, stasera lasciamo perdere i segreti. Lasciamo perdere. Puntiamo ad arrivare al castello. Puntiamo ad arrivare al castello numero 3 e a battere il terzo dei figli di Bowser. No? Che sembra molto un insulto, però effettivamente voglio dire così, sono i figli di Bowser, che poi sono effettivamente figli. No, in realtà ragazzi, nell'attuale canon di Super Mario, l'unico figlio di Bowser è Bowser Jr. nell'attuale canon. E però diciamo comunque compaiono ogni tanto questi qua, i Bowserotti, insomma, come si chiamano, no? E però diciamo che anziché figli sono più, boh, tipo i servi di Bowser sono più, no? Tipo da figli da servi. No, secondo me mi piace la... A parte che, vabbè, siamo riusciti a fare lo Yoshi cinese. Dicevo, secondo me mi piace, ha senso pensare, no? Che insomma Iggy, Lemmy, Morton, tutta sta banda di scemi qua che ci sono nei castelli. Siano i figli adottivi di Bowser, ma magari il figlio, quello vero, vero proprio, no? Che ha trombato per tenerlo, è Bowser Jr. Se tu lo pensi così, secondo me ha strasenso. E per l'appunto, Bowser Jr. Fermati, coglione! Dicevo, oh, ma ti vuoi fermare? Oh, oh! Hai rotto il cazzo, sti cinesi, dicevo. Non mi ricordo. Ah sì, stavo parlando della profonda lore di Super Mario. No! Cos'è sta stronzata? Fermi! Oddio, che paura. Ok, scusate, mi sono spaventato. Allora, entriamo qua. No, non si può, scherzavo. Oppure sono entrato male. No, non si può, fine. Qua dentro cosa c'è? Niente. Ok, meno male però, ragazzi, che sono riuscito a vedere il filo della merda. Ok. Che culo. Dicevo che, boh, niente, io la penso così e se è vero bene, se non è vero Nintendo vaffanculo, non capisci un cazzo, è così, è come dico io, punto, è come dico io, punto, non rompete i coglioni. Qua cosa c'è scritto? Vediamo cosa dice, vediamo cosa dice. Allora, sa voce conseguir al cancar o topo, minchia al topo, che ridere, scusate. Allora, sa voce conseguir al cancar o topo, do film da fase ira, ganar uma vida extra gratis. Non ci ho capito niente. Allora, aspettate. La voce conseguir al cancar o topo, do film da fase ira, gamma. Non ci ho capito niente. Cosa vuol dire?
Cosa vuol dire? Boh, vabbè, c'è un modo per ottenere una vita e se lo ottieni, bravo il coglione. Allora, sono le sue groupies. Beh, bella questa, si può anche vedere così. Super Mario, ma Yoshi ha detto no. Furries. Bruno Bowser, ok. Scusate, vi leggo, ok, dai. Bene, andiamo avanti. Ah, è finito il livello, meno male. Vediamo un po', speriamo che il coglione non si faccia uccidere. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Boh, c'è Yoshi che... Ma che è successo? Vabbè, l'importante è aver finito il livello. L'importante è aver finito il livello. Mi sono spaventato, devo essere sincero, però ce l'abbiamo fatta. Dai, livello completato, ragazzi. Dobbiamo arrivare al castello. Candy Venus Hill. Va bene, se proprio insisti. Cosa c'è qua? Questa musica? Questo groove, lo sentite? È abbastanza alto il volume, spero di sì. Beh, la vita intanto me la becco, che non faceva schifo. Allora, questo deve morire, però lasciamolo perdere. Ho detto che devi morire! E che cazzo! Invece ho rischiato... No, no, no! Fermi, lo so che posso recuperarlo. Posso recuperarlo! Posso recuperarlo! Ce l'ho fatta. Questa musica dovrebbe essere di Kirby. Dovrebbe essere di Kirby Dream Land 3. Mi fa piacere che abbiano deciso di utilizzarla. Kirby Superstar sarebbe estremamente figo da stremare, eh. Magari una di quelle volte che per l'appunto dobbiamo riempire le... No! No! Arrivederci. No, niente. Dicevo che sarebbe stato estremamente figo da stremare. Magari possiamo pensarci una di quelle volte che... Boh, che abbiamo da riempire, che siamo un po' stufi di Super Mario, vogliamo prenderci... Dobbiamo prenderci una pausa. Ecco, vedete, questi sono gli operai, quelli che mi hanno impedito, no, di mangiare il panino nello stanzino oggi. No, ecco, vedete, hanno avuto la lezione che meritavano. Poi, questo deve morire subito. Andiamo avanti. E qua. Ah, ma sì, dai. Ma dove sta nuotando? Ma non c'è niente. Ma nuotava nel cemento. Ma vabbè, niente, dai, proseguiamo. Proseguiamo. Grande Nagisa Man! Grande Nagisa Man! Ehi là, com'è? Oh cazzo, chiedo scusa. Io ti saluto come se ti conoscessi, però è la prima volta che ti vedo. Oggi, boh, direi che sono particolarmente euforico. Ma in realtà non è proprio così, diciamo. Se dicessi hello Nagisa Man? Understanding me? No, sì, boh, vabbè, ehi là, comunque mi fa piacere. Attenzione, scusate, a questi cactus malefici. Qua c'è il checkpoint, tutto. Il pazzo, attenzione, il pazzo. Permesso, ecco, se n'è andato. Ho detto che il pazzo se n'è andato. Chi è? Chi è? Oh, grandissimo, grazie. Grazie per il follow, caro. Thank you very much. Thank you very much. I don't know if you are understanding what I'm saying, but thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your following, for yes, your follow, thank you very much. And this guy, fuck you. And this guy, fuck you. Ok, let's go. Dunque, dicevamo, andiamo avanti. This guy, fuck you. Oh, oddio, che paura. Oddio, scusate, mi sono spaventato. Cos'è questo? Cos'è sto fungo? No, scusate, lo voglio. Cosa serve? A niente, era una vita, tipo. Era una vita e basta, boh, vabbè. Comunque dai ragazzi, arrivederci. Lo stage è finito, è stato bello. È stato molto bello. E la merda on the face, c'è la merda on the face, merda on the face. Bene, sono contento. Prossimo livello. Io vorrei beccarlo con l'interruttore lì, però non so se ce la faccio. Dolphin Lake. Ma di nuovo, ma non è la seconda volta che c'è uno stage che si chiama così? Boh, vabbè. Dolphin Lake, ok, si sa che i delfini. Si sa che dei delfini non c'è da fidarsi. E qua c'è la musica di Sonic per qualche motivo, no? Della Marble. No, sì, la Marble Zone, chiedo scusa. Mi fa piacere. Uno stage di merda in realtà, Marble Zone in Sonic. Non so se avete mai avuto il dispiacere di vederlo. No? Ed è solamente il secondo mo. No! È uscito dal guscio, ma inculato. Pazienza, comunque. Dicevo, andiamo avanti. Purtroppo il videosando parla solo italiano e portoghese e brasiliano e boh, non lo so, beh, qualcosa che si avvicina alla lingua, come posso dire, alla lingua ispanica. Sì, ok, a me però sti delfini di merda mi hanno rotto il cazzo, eh. Sì, ok, bello, bello, bellissimo, bellissimo, difficilissimo.
Troppo bello, raga. Veramente bello. Cioè, voi non sapete cosa vi state perdendo. Voi non avete idea. No, no! Mi sono distratto a guardare la chat, per poco non morivo. Chiedo scusa, però qua c'è checkpoint. Ecco, questo lo prendo. Se non è di troppo disturbo. Se non è di troppo disturbo, se di disturbo non lo faccio. Però, insomma. Allora, aspettate che vi leggo. Allora, ok. Topo definito da una fase e tu invece ci salti in mezzo. Perché tu hai capito cosa voleva dire, Elia? Io non ci ho capito un cazzo. Io non ci ho capito una sega, se devo essere onesto. Se devo essere onesto, sono anche un coglione, perché qua potevo prendermi una vita, forse. A meno che... No! No. Ah, forse ho capito! Forse intendeva dire che... Sono un coglione, no, scherzo. Forse intendeva dire, per l'appunto, che se io salto sopra più nemici, ottengo una vita. Se è così, veramente... Grazie, grazie. Cioè, non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto, voglio dire, come... Come, cioè, è incredibile, grazie mille per la scoperta, non me ne ero mai accorto. Allora, attenzione, vabbè, dai ragazzi, lo stage è finito, questo deve morire, mi ha rotto il cazzo, ciao. Allora, dunque, dai, altro stage fatto, è stato veramente bello, e poi il prossimo stage qual è? No, ragazzi, tra mezz'ora abbiamo già finito, minchia, sta live è troppo breve. Allora, Chocolate Fortress, ora sì che c'è il crossover con Fantasy Grounds, ragazzi, Ora sì che c'è il crossover con Fantasy Grounds sul serio. Però non sarebbe stato male, tipo, capire, tipo, trovare il modo per arrivare a quello Switch. Vabbè, dai, poi un giorno ce la faremo. Allora, che mi sono persa? Niente, il crossover con Fantasy Grounds, eccetera. Il finale, esatto. Vediamo un po'. Dai, c'è un boss, ragazzi, qua, Qua, ragazzi, c'è un boss enemy. Ciao, Grumina, ero tornata subito e tornare sentendo sono un coglione è stata un'esperienza mistica. Beh, all'incirca è quel che succede ogni volta, voglio dire, non è una novità, tutto sommato. Guarda ma che figlio di puttana questo, se non sto attento mi fa finire sulla... Un altro! Due! Che è sta merda? Ok, ragazzi, qua si prospetta difficile. Attenzione! Attenzione! No, non lo voglio, preferisco di gran lunga... Ho un'idea. Prendo questo, faccio cadere questo, olè! Così in caso d'emergenza, se proprio abbiamo fatto schifo, ci abbiamo il fiore. Ok, questo però non mi piace! Questo però... Ok, meno male. Quello lì è fatto morto, mi dispiace. Andiamo avanti. Ok. Se cerco su Google mi esce Emilio Verde, What? Wow! No! Arrivederci. Credevo tipo... Però oddio, forse se rimanevo su quella piattaforma lì potevo farcela. Non lo so. Non lo sapremo mai, ragazzi. Rimarrà un mistero. Rifacciamo. Oddio. Non credo che possa permettersi di rimanere un mistero per tanto, dato che, voglio dire... non sappiamo come passare. Sono un coglione! Sono un coglione, scusate, non lo sapevo. Allora, dicevo, no, in realtà lo sapevo perché l'ho detto prima. Ah, fermi, dunque. Aspettiamo che sta merda salga. Aspettate. Allora, speriamo che non ci sia un altro di quei boss da incubo, no? Tipo quelli dell'altra volta. Quella bomba di merda. Tipo, no, cos'è che era? No, era la tartaruga, era. La cosa di tartaruga, tipo che dovevi andarci. Dovevi usarci le bombe, ragazzi, c'era da spararsi. Ragazzi, la scorsa live ci abbiamo perso tipo 3 ore. Ragazzi, F? No, niente F. Niente F, però bisogna muovere il culo. Via, 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 via. Ok, basta, fermi qua, fermi. Fermi, come direbbe Paolo Bonolis. Allora, fermi. Siamo qua. Ok, questo mi fa piacere. Però, ecco. Ok, checkpoint. What? Perché c'è la porta che vola? Vabbè, niente, c'è sta porta qua che devo prenderla proprio al momento giusto. Vabbè, aspettiamo. No! Non l'ho fatto in tempo. Permesso, grazie. Ok, l'importante è aver preso il checkpoint intanto. Aspettate. Muori, grazie. Permesso. No, no, che cazzo stavo facendo? Ok, fermi. Ok, qualcosa mi dice che non è una buona idea. Ecco, ora lo è. Ora lo è. No, non lo era. No, sì, lo è. Fermi, lo è. Lo è. Mettiamoci qua. E ora via, 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 via. No, no, fermi. Fermi! Via. Ok, in culo. Ok, e questo? E questo? Cioè, ragazzi, se non sto attento questo mi schiaccia e mi ammazza, Oh, ma che mira c'ho oggi? Chiedo scusa. Oh, ecco, questo mi servirebbe, grazie. Fermi, ragazzi, fermi. Aspettiamo che questo salga. Ok, sperando che non salga troppo. Ok. E ora la polizia. Wow! Qualcosa mi dice che è meglio muoversi, qualcosa mi dice che... No. Ok, dai, fermi. Si è fermato lì. Andiamo avanti. Via. No! Oh, meno male che mi sono fermato. Ho rischiato grosso.
Via, 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 ok. Ho paura, sono spaventato. No, sono spaventato, io torno qua. No, 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 ok, dai, meno male. Via, 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 via. Fermi. Ragazzi, forse questa volta abbiamo... No, no, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, incredibile. Incredibile, il nostro culo prosegue, però lo stiamo mettendo un po' troppo alla prova, eh. Questi si suicidano, mi fa piacere. Sì, vai, vai, non ti preoccupare. Ok? Mettiamo qui. Altro checkpoint, mi fa piacere. Oh, chiedo scusa, dicevo altro checkpoint, mi fa piacere, spero che ci sia il boss enemy in arrivo. Spero, poi non lo so. Allora, probabile, in realtà, probabile, molto probabile. Beh, noi proseguiamo. Ah, 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 ragazzi, guardate un po' questa forma, cosa vi dico? Guardate un po' la forma, ragazzi, di questi, guardate un po' la forma di questi tre blocchi, cosa vi ricorda? Che ride, ragazzi, cioè vedete, io mi aggiorno, cioè non è che rimango sempre alle solite battute, no? Cioè vedete, cioè cos'è secondo voi? Cos'è secondo voi, no? Che forma ha questi? Che forma hanno queste tre cazzate? Dai, dai, andiamo avanti, basta. Dunque, basta, perché sennò ridiamo veramente troppo. Ragazzi, il tempo scorre. Oh cazzo, è vero, hai ragione, non manca la sega, mancano 90 secondi, noi siamo ancora qua, no? A ridere guardando cazzi. Via, 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 presto, 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 esatto. Le risate registrate, per l'appunto. No, 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 questo si prospetta cattivo. Aia, aia. Raga, raga, qua ci metto lo pepe al culo, eh. Speriamo che il boss sia facile, perché sennò è la fine. Il boss, salvo o non salvo? Salvo o non salvo? Ma sì che salvo. Io salvo. 3, 2, 1, via. Ho detto? 3, 2, 1, via. Pepe al culo. Pepe al culo, dov'è? Chi è? Chi è questo? Chi è questo? Chi è lui? Oh mio Dio! Oh cazzo! Oh cazzo merda! Attenzione ragazzi, questo qua ho capito già che è il capo di sti stronzi. Allora fermi, eh. No, non volevo fare questo, non volevo fare questo. Presto, il tempo scorre. Il tempo scorre. Il tempo è tiranno, ma beccati questo. No! Sono un cretino! Sono un cretino, mi sono azzoppato da solo! Fermi, 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 fermi. 37 secondi. 37 secondi. 30... Dov'è finito? Ma dov'è finito? Prendi questo. Prendi, l'ho preso, l'ho preso. No, 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 il bimbo, il bimbo, il bimbo. La faccia! Niente, di poco. Però fermi, perché c'è speranza. Forza, forza! No! Forza! Forza, non ce la faremo mai, è impossibile. No, non era neanche morto, non era neanche morto, ragazzi, pensavo che bastassero tre colpi. Vabbè, pazienza, riproviamo. Purtroppo dobbiamo farlo comunque, in ogni caso, col pepe al culo. Forza, via! Rifacciamo. No, 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 forza, veloce. Dai, su, lanciami la merda. Questa la chiavi merda? Questa è merda. L'ho preso, fermi. Fermi, bisogna muoversi. Bisogna muoversi, ragazzi. Pochi secondi per buttare giù questo bastardo. Oh cazzo, oh cazzo. Oh merda, oh merda, ho sbagliato. Fermi, fermi. Oh, dov'è finito? Ma ragazzi, è caduto nel vuoto. Ma avete visto? È caduto nelle tenebre. Vabbè, pazienza. Allora, fermi, fermi, rifacciamo. Rifacciamo. Beccati questo. Preso, preso, forza. Secondo me altri due colpi, dai, dai. Ma dove finiscono? Ma, allora, e allora. Toh, preso. La vuoi finire? Forza, 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 forza. L'abbiamo preso già 3 o 4 volte, non mi ricordo. No! Ma secondo me ce la stavamo per fare. Mancava poco. Ok, basta, fermi, rifacciamo. Ora facciamo sul serio, eh. Ora si ride e si scherza. Ora, no, prima si è riso e si è scherzato. Ora basta, ora non si ride e non si scherza più, perché mi sto rompendo i coglioni, eh. Poi, voglio dire, sta live dura anche di meno, per cui non ci abbiamo tempo da perdere dietro a ste merde. Non ci abbiamo affatto... Oh, merda. Merda, 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 merda. E allora... Prendi, preso, 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 wow, wow, wow. Faccia, 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 face, face, sulla face. Allora, presto, 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 forza. Ok, allora, ho preso anche questo, no? E adesso speriamo di non incularci da soli con un complicato sistema di specchi leve. Ho detto, gli specchi leve, no, invece ci siamo inculati da soli anche questa volta. Allora mi faccio colpire di proposito. Mi faccio colpire di proposito. Forza, non mi spaventi, ok? Forza, 10 secondi. Dov'è? Dov'è una di ste merda? Ma dove andate? Dove andate? Non ce la posso fare, è impossibile, non ce la farò mai. Che cazzo, di poco, vaffanculo, vabbè, basta. Ok, basta, adesso non voglio, ragazzi, cominciare a visitare una nota via di Napoli. Fermi, allora, beccati questo. Fermi, eh. Allora, uno. Aspettiamo che lo stronzo ritorni. Forza. Vaffanculo, sono costretto a usare... Sono costretto a fare il coglione. Due! Forza! Dai, su, veloce, non mi far perdere tempo.
3. Forza. Merda, 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 merda. Dove vai? Cosa fai? Allora. Forza. Pochi secondi. 4. Sento che questo è l'ultimo. E 5. Come no? Ma quanta vita c'ha sto stronzo? E allora questo sarà l'ultimo. È morto? Ma ancora! Ma quanta vita ha? L'abbiamo ammazzato! No! Ragazzi, me l'avevo ucciso! Me l'avevo ucciso! Adesso sappiamo che sono 6 colpi. Fermi. Adesso sappiamo che sono 6 colpi. Cioè, siamo morti perché è finito il tempo proprio nel... Cioè, nel... Basta. Va bene, dai. 6 colpi, forza! Ora lo sappiamo. Merda. Uno! No, l'abbiamo preso, è uno. Aspettate, uno! Fanculo. E poi mi becca sempre, al secondo mi deve beccare. 2! 3! Oh! Mi cade addosso. 3! Fermi, non c'ho tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere, vi dico! Fermi. E vai un po' più a destra. 4! Ma vaffanculo! 5! 6! Ma come? Ma era morto prima! Ma era morto prima il sesto! Perché non è morto ora? E allora saranno 7. Forse ho contato male. Forse ho contato male. Oddio, ci sta, eh? Oddio, ci sta. Vabbè, riproviamo, non c'è problema, non c'è problema. Dai, non c'ho intenzione di perdere gli ultimi 20 minuti qua, eh? Allora. Perché? Perché ragazzi mi ha colpito? No, 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 scusate, ma non ci sto. Scusate, ma decisamente non ci sto. Rifacciamo. Allora. Forza. Veloci. Adesso mi costringono a usare l'Ultra Instinct, eh? 1. 2. Fanculo. 3. Adesso mi farò colpire di proposito. 5. 6. Allora, è morto off screen, però è morto. L'importante è che sia morto. Vaffanculo, figlio di troia. Oh, grazie a Dio, ce l'avevo fatta. Tutta colpa delle torri pene che fanno perdere tempo, è stata tutta colpa loro, se non ci fossero stati ce l'avremmo fatta prima. Oh! Bene, dai ragazzi, l'importante è avercela fatta, l'importante ha fatto una morte off screen, esatto, una morte decisamente poco, come dire, una morte decisamente poco carismatica. Allora, sapete che io salvo, perché scusate ma io questo coso non lo rifaccio. Allora, Fuzzy Mountains, allora già il nome mi fa schifo perché i Fuzzy sono quei nemici di merda, sono quei... Ma sta musica? Ma sta musica che è? Aiuto! Mi fa paura. Vabbè, comunque... Allora, fermi. Aspettate un momento. Che ore sono? 10:10, ragazzi, dai. 10 minuti per battere il terzo figlio di Bowser. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, prendiamo questo. Grazie, veramente troppo bello. Permesso? Ok. Ragazzi, si chiama Fuzzy Mountains e per ora non ho visto neanche un Fuzzy. Beh, meno male, voglio dire. Non è che mi fa... La cosa... Non è che mi renda... eccoli qua invece. Credevo, sarebbe stato troppo bello. È stato bellissimo. E invece eccoli qua. Infatti mi hanno già rotto il cazzo. Cioè ragazzi, qui sono veramente i nemici, letteralmente i nemici più insopportabili, proprio mai visti nell'universo di Super Mario. Io non li posso vedere. Io proprio non li posso vedere. Sono odiosi in qualunque gioco. In qualunque gioco di Mario veramente mai... veramente che sia uscito, no? Ci sono queste merde e fanno schifo. Fanno proprio vomitare. Allora, andiamo avanti. Attenzione qua. Non sarebbe male un checkpoint, devo dirlo. Cioè, non è che direi di no. Però, insomma, per ora non c'è niente. Io salvo, ragazzi, perché veramente mi sono rotto il cazzo. Però non voglio morire ora, se non vi dispiace. Dicevo. Che... Meno male che ho salvato. Meno male che ho salvato perché ero morto in modo estremamente stupido. Rifacciamo, fermi. Fermi, wow. Ma ancora! E c'era il checkpoint lì, oltretutto. Fermi, fermi. Fermi tutti.
Fermi tutti. Allora, mi hai rotto. E vaffanculo! Questo mi ha rotto proprio il cazzo, mi ha rotto, eh. Allora, carichiamo. Fermi. Fermi. Wow. Oh, dai. Oh. Ora ragioniamo. Ora sì che ragioniamo. Salvo anche, così vaffanculo. Oh. Ok, proseguiamo. Dunque, qua c'è questo che mi piace molto, devo dirvi la verità. Mi entusiasma. Ecco fatto. Ora, andiamo avanti. Occhio a sti bastardi. Occhio alle merde. Occhio a sti scroti che girano. Attenzione. Wow. Wow, che numero. Il big numero, ragazzi. Quanto manca? 20 minuti. 20 minuti per sconfiggere il figlio di Bowser. Via, 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 via. Ah, questo non sarebbe male. È il momento di muoversi. È il momento, ragazzi, di muovere un po' il nostro culetto. Per cui permesso, permesso, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, qua non c'è una sega. No, invece c'è qualcosa, fermi. Qua c'è qualcosa. C'è di nuovo lo stronzo. Allora, fermi. Andiamo qua. Toh, mangia. No, no, non ha mangiato niente. Non ha mangiato un cazzo. Allora, forse facciamo così, però se lo mangia. Ma non li mangia, non li mangia proprio. È una truffa. È una truffa questa. In più mi stanno inculando. In più mi stanno inculando. Ah, ah, ok, ok, ora ho capito. Fermi, ora ho capito. Ora ho capito. Non scherziamo più. Basta scherzare. Basta scherzare. Si fanno le cose seriamente adesso. Aspettiamo che arrivi. Ok, bello. Ok, veramente molto bello. Quel figlio di puttana. Vaffanculo. No, io ricarico, mi sono rotto il cazzo. Scusate, era uno scherzo, ve lo giuro. Rifacciamo. Dicevo. Rifacciamo, riprendiamoci questo, evitiamo quei bastardi, e questa volta, wow, e questa volta però facciamo le cose come si deve, eh, le cose come si deve, fermi, fermi, ok, bellissimo, emozionante a dir poco, cioè sono troppo emozionato, proseguiamo, wow, ok, no, stavolta lì sopra non ci salgo, non me ne frega niente di quello Yoshi, di quello Yoshi cinese. Oh, attenzione, 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 wow, 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 occhio ragazzi, oh, c'è il bastardo qua che ci segue, eh, wow, wow, che culo, è andata bene ragazzi, ci è andata molto bene, io proprio seguo, sì, bella quella monetina, arrivederci, grazie, ciao, ok, arrivederci, esatto, esatto, letteralmente arrivederci, ok, bene. Altro stage fatto, quanto manca? Sono le 10:12, le 10:12 ragazzi. Presto, presto, non ci manca molto questo stage. Oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio ragazzi, il covo del pazzo, letteralmente la casa del pazzo. Oh mio Dio, preparatevi ragazzi, questo sì che sarà cattivo. Che cazzo fa? Ma perché si è mosso da solo? Vabbè, insomma ragazzi, questo, il nome di questo livello non promette niente di buono. Io ve lo dico ragazzi, state pronti, no? Letteralmente le pazzo caves. Ma se passassi di qua? Mi sembra perfettamente normale quello che è successo, non trovate? Mi sembra tutto ok. Cioè letteralmente è il covo del pazzo, perché sono pazze anche le pareti. Cioè persino i muri, sono impazziti, ti fanno passare attraverso, no? Veramente, ma cioè veramente altro che Joker, altro che il film, ragazzi, questo qua al cinema. Allora aspettate, io mi prendo questo però stavolta, scusate, eh. Stavolta faccio le cose in modo intelligente. Ossia non come ho fatto ora, in realtà volevo fare tutt'altro, però a parte questo. Dunque, no, dai, almeno questo prendiamolo. No. Questo coglione, ma sì, dai, prendiamocelo, dai. Facciamocelo bastare, ragazzi. Forza. Andiamo nel covo del pazzo, andiamo di nuovo dove ci sono anche le pareti pazze, no? E prepariamoci. Dunque. Ma cosa fa? Ma avete visto, ragazzi? Perché comincia lo stage così? Come boh, non lo so. Vabbè, dai, ragazzi, ho capito che passare sopra non è mai una buona idea in questo gioco, passare sopra i cercare di, come dire, di inculare le pareti. Allora proseguiamo, tutte le volte finisce male. Allora sì, molto bello, mi emoziona, però vorrei sapere, no, che fare in questo caso, oltre che uccidere questo. Vediamo. Amico, mi sa che te devi rimanere qua, perché mai, cioè, ho già capito che sto stage te mi rompi i coglioni e basta. Quindi proseguiamo. Oddio che paura, per un attimo mi sembrava lava, ho detto perché mi sono suicidato, invece no, va bene. Allora andiamo avanti ragazzi, calma. Cos'è questo coso che... Il pazzo! Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? È più pazzo che mai! È più pazzo che mai! E infatti nuota nella merda! E infatti nuota nella merda, che è esattamente la stessa cosa... Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio, aiuto! Aiuto, quanti sono?
Quanti sono? L'invasione! L'invasione! Aiutiamoli a casa loro! Aiutiamoli a casa loro! Ok, dai, ecco fatto. Ora proseguiamo. Dai, ce la siamo cavata. E questo? Questo cos'è? Un aspirante pazzo? Amico mio, ne hai di strada da fare. No, no. Sì o no? Sì o no? Boh, sì, dai. Sì, dai, presta volta sì. Poi più avanti non lo so. Poi più... Oh, chiedo scusa. Oh mio Dio, calmati, calmati, calmati! Via, 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 presto! Oh, aiuto! È pure qua! Avete presente quel meme, no? Dei Simpson, di cosa che butta fuori Barney, no? Di Bo che butta fuori Barney e tipo... E gli risbuca da dietro, ecco. È successa la stessa identica cosa. Allora, aspettate, mi riprendo questo, veramente, e io entro qua, eh. Oh, io entro qua, arrivederci. Arrivederci, a dove cazzo? Ancora! Eh beh, ragazzi, d'altronde voglio dire che il nome di questo stage me lo poteva far presagire, in effetti, no? Quello me lo tengo... Wow! Wow! Calmati, calma, eh. Calma ragazzi, perché qua veramente c'è proprio la crisi dei pazzi. Attenzione, calmati! Avanti, via, via, via. Io non ci vado neanche quando c'è lì. Io me ne voglio andare. Io me ne voglio andare. Sono tutti pazzi qui. Sono letteralmente tutti pazzi qui. Wow! Che è successo? Chi siete? Siete troppi! Via, 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 via. Aiuto! Aiuto! Che scherzo! Via, presto, presto, presto. Cosa c'è qua? Wow! Ecco cosa c'è! Ecco cosa c'è! Ci sono gli amici! Ci sono gli amici! Oh, io mi sono passato sotto, letteralmente. Ok, permesso. Permesso. Permesso, ma volano, volano anche! Ma quanti sono? Ma cos'è? Ma aiuto! Ma veramente! Qua veramente è ambientato prima che chiudessero i manicomi questo gioco! Allora, fermi, fermi. Oh, oh, che rischio! Vattene! Via, 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 via. Ok, se io volessi entrare lì... Beh, non è che se io volessi, ci devo entrare, punto. Allora entriamo, magari sono contenti. Piovono pazzi, letteralmente. Beh, adesso non piovono più. Sapete cosa piove adesso? Sti cazzi! E va, arrivederci. Oh, che paura. Che paura, ragazzi. Cioè, erano veramente troppi. Cioè, questa volta c'è stata proprio voi, il crossover con tutti i pazzi dei vari giochi di Super Mario. È stato orribile. Ragazzi, ci siamo quasi. Prossimo stage? Lucky to Mountain. No, ragazzi, questo già mi fa schifo. Mi fa già schifo. Però, ragazzi, dai, vedremo un po' di riuscire a farcela anche questa volta. Un obiettivo concreto. Concludere questo stage in fretta, perché questo nemico a me fa schifo. È un altro di quelli, no? Che è proprio, ragazzi, insopportabile, no? C'era persino gente che se lo mette come nickname, ma come cazzo si fa nel 2019, quasi 2020? Allora, andiamo avanti, attenzione. Sì, sì, siete bellissimi, permesso, ciao, quello si suicida, meno male, non ci fa perdere tempo. E adesso, ovviamente, eccone un altro, ovviamente, no? Aspetta, ne sono 200, raga. Aspetta un attimo, sì, 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 sì. Vaffanculo, sì, davvero, ma proprio sul serio. Se solo... Si prospetta complicato, devo dirvi la sincera. Oh, l'abbiamo ammazzato, bene, meno male. Meno male, però cerchiamo. Tanto adesso ritorna, quindi non è che abbiamo risolto per molto. Quindi cerchiamo piuttosto di muoverci. Via, via, via. Infatti, eccolo! E infatti è tornato. Allora, intanto il checkpoint l'abbiamo preso e ora sono tranquillo. Ora non sono più tranquillo, ora sono un coglione, mi sono fatto colpire come un pirla e arrivederci. Succede, andiamo avanti. Che vi devo dire? Via! Via, ok, via, wow, wow, che scherzo, attenzione, attenzione, wow, wow, e ora? No, ok, no, 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 wow, wow, presto, presto, la salvezza, la droga, ok, eccola, mi ha preso la droga, wow, wow, no, 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 è uno scherzo, te lo giuro, mi hai rotto i coglioni però, sì. E vabbè, però dai, stage finito, to, vaffanculo. Ragazzi, ci siamo. Ragazzi, ci siamo. Sono le 10:20, in teoria siamo in orario, in teoria, se il boss che ci aspetta non è un casino, siamo arrivati, ovviamente, al castello di... Ah, ma aspettavo Lemmy, e invece c'è Wendy. Ragazzi, siamo arrivati al castello di Wendy, e se non mi sbaglio, e se mi sembra anche di capire, da quel che posso vedere... Che ci stiamo ricollegando a un vecchio stage. Ci stiamo ricollegando. Boh, non lo so. Ragazzi. Allora, aspettate che vado a riprendermi un attimo. Due stronzate, no? Due stronzate tipo questa, per esempio. Ecco, faccio così e me lo piglio, no? Te l'ho detto, faccio così e me lo piglio. E fuori uno. Poi faccio di nuovo così. E vaffanculo, però. Non era questo che volevo fare. Volevo prendermi un altro di quelle cagate. Un'altra, boh, ma sì, dai, proviamo lo stesso senza. Ragazzi, Wendy's Castle, credo. Era Castle o Mountain, non ho letto. Vabbè, insomma, ragazzi, livello del boss di Final Live, signori. Dunque,
Iniziamo già con le seghe, beh, d'altronde è un boss femminile, quindi insomma direi che voglio dire, qualcuno effettivamente, no, potrebbe, come dire, interpretarlo in questo modo. Comunque meno male, ragazzi, che abbiamo trovato, perché questi sono color merda, vabbè, insomma, ragazzi, siamo letteralmente il livello della merda questo, ragazzi. E poi per l'appunto c'è Wendy, che probabilmente in questo caso, in questa dimensione, è tipo la padrona BDSM, no? Che ti costringe a cospargerti di merda, no? E allora tu niente, allora tu sei costretto a farlo, no? Perché sennò, voglio dire, perché sennò si offende. E quindi, ragazzi, adesso però è il momento di sconfiggere questa perversione. È arrivato il momento di fermare tutto questo, di fermare questo scempio, no? Tutti gli innocenti, no? Che si sono sacrificati, voglio dire, si sono sacrificati per questo, per queste cose orribili, vabbè, insomma, dai, avete capito cosa intendo dire. Non è abbastanza struggente come frase. Ma no, tu devi morire di nuovo. Ecco, vedete, queste per appunto sono le vittime. Sono andato troppo in fretta, ragazzi, e ho pagato, no? Vedete, mi ha preso una sega. E vabbè, dai, pazienza. Wow, però c'è il checkpoint. Bene, questa è mia emozione. Andiamo avanti, signori. Wow! Beh, però sono anche un cretino, potevo ragionarci un po' di più prima di buttarmi così, no? Come un coglione. Queste sono le palle cosparse di merda. Basta, merda, ragazzi, mi dispiace, ma il tuo dominio sta per finire. Mi dispiace, vedete. Wow, e questo? Come dovrei fare? Oh, io faccio così, vediamo un po' se ce la faccio. Sì, ma questo è un casino. Wow, è andata bene, però sono sicuro che qua ci sia uno scherzo. Nessuno scherzo, a parte questo qua che fa il cretino. Aspettate, ok? Permesso? Ok, dai, tutto bene. Io, sapete cosa faccio? Faccio una cosa molto intelligente. Io salgo, non so voi, magari non siete d'accordo, però io lo faccio. Sembra simpatico. Vediamo un po' se riusciamo a fare il numero. Wow! Ok, fermi, abbiamo fatto il numero. Adesso però ne facciamo un altro, 3, 2, 1. Wow, no! Mi ha preso, però ce l'ho fatta. Qualcosa mi dice che qua devo cercare di non rifarlo. Addio. No, sono vivo. Si sono suicidati, mi fa piacere. Proseguiamo. No. Fermi. Via. L'ananas. C'è l'ananas. Fermi tutti che lì c'è un ananas. Attenzione. Vediamo cosa dice. Allora. Hey, voce now. E benvindo a qui, apenas garotas, sao permitidias, caia fora, seo bigo dudo enxerido, Wendy Cupa. Va bene, è chiaro, no? Insomma, non serve tradurre, vi direi che, voglio dire, non c'è bisogno di tradurre, chiarissimo, no? Quindi andiamo avanti, fermi, ops, vedete, siamo passati sotto al culo, no? Vero momento BDSM, proseguiamo, vediamo che succede qua. Succede che c'è un checkpoint, mi emoziona. E infatti lo prendo, grazie, veramente bello. Salvo. Magari passiamo di qua, in più il tempo sta finendo e c'è il boss enemy, ragazzi. Spero che siete pronti al boss enemy. 3, 2, 1, final boss! No, magari, però il boss. Allora, abbiamo qua Wendy della famiglia Cupa. Beh, beccati questo. Cosa fa? Cosa mi sta... Ma che... Ma che significa? Ma non funziona! Non riesco... Ma ragazzi, mi avete visto? Scusate, io ci sono stato sopra, non è successo niente. Rifacciamo, scusate, eh. Allora, fermi. Riproviamo, devo capire. Ah, ok. Praticamente non lo puoi colpire con i metodi convenzionali. Devi aspettare che ti lanci questo coso, no? Che ti lanci praticamente, non lo so, il Viagra, non so che cazzo è. E poi glielo devi tirare contro, ma è chiaro. Beh, allora sai che ti dico, prendi. Ok? Ok? O no, non abbiamo bisogno di questi trucchi sessuali. Per cui prendi. Per cui beccati questo. Scopo mia moglie 4 ore. No, l'ho mancato, beh, non ci crede che scopo mia moglie 4 ore. Beh, ora ci crede. Cosa? E questo chi è? Cosa c'entra? Cos'è questa inculata pazzesca? Scusate, ma veramente si sono eccitati perché hanno sentito che scopo mia moglie 4 ore. Beh, sai che ti dico? Beh, questo rimane qua e... Beh, che dire? Sì, ho scopato mia moglie 4 ore e questo, ragazzi, finisce così. Finisce col cliffhanger, no? Sono rimasti loro due e il resto... E si sa cosa è successo qua dentro, insomma. Abbiamo trovato veramente il vero amore. E mi fa piacere, è stato molto bello. E quindi abbiamo finito, ragazzi.
Mesmo coma aiuta de birdo Wendy Cupa foi derrotada. Agora Mario entrada na costa tropical para procurar pelo prossimo castelo. Sì, sono contento, sono veramente contento, ragazzi. Presumo che significhi che siamo stati bravi, che ci siamo scopati birdo. E il coso viola lì che è uscito e abbiamo scoperto la nostra, grazie per l'appunto a questo castello pieno di fetish strani, abbiamo scoperto la nostra natura non eterosessuale, hanno scopato 4 ore, esatto, precisamente 4 ore. Mi fa piacere ragazzi, quindi niente, praticamente nel cubo non sei il benvenuto qui, sono ammesse solo ragazze. Togliti i baffi, come ti permetti? Come si permette? Come si permette? Meno male che l'abbiamo ammazzata. Ragazzi, che vi devo dire? È stato bello. Stage completato, ma. Ragazzi, stage completato, ma qui qualcosa non torna. Qui decisamente qualcosa non torna, perché siamo tornati indietro. Siamo tornati indietro, signori. Tropical Ocean, questo stage l'avevamo fatto? No, non l'avevamo fatto questo stage. E possiamo. Vabbè, ragazzi, sapete che vi dico? Possiamo farlo così, giusto per completezza, no? Giusto perché così, in questo modo. Ma l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto oppure no? Sapete che non me lo ricordo, boh. Vabbè, comunque abbiamo completato il castello, abbiamo completato, ragazzi. E che dire? E abbiamo girato in tondo! Abbiamo girato in tondo, quindi, durante la prossima live, che sarà per l'appunto giovedì prossimo. Siamo costretti a cercare i segreti, siamo costretti, perché altrimenti qua non andiamo avanti, ragazzi, eh. Se no qua non si va avanti, l'avevi fatto, quando avevi preso la strada buona, siamo sicuri? Cioè, se l'abbiamo fatto, allora questo vuol dire che io andando avanti, no? Io adesso finisco questo livello, così adesso lo rifaccio, così per uno di più, perché voglio dire, dopo quello che abbiamo affrontato è niente. Vuol dire che, proseguendo, dovremmo, come dire, avere qualche. A parte il pazzo di nuovo, no? Che. Ragazzi, era in cerca di vendetta, ragazzi, eh! Era letteralmente in cerca di vendetta sto giro. Vabbè, pazienza, pazienza. Gli abbiamo dato il contentino. Allora, qua c'è il checkpoint, io sono contento. Ma qua queste piante che spariscono nell'oblio, è normale? Boh, vabbè, pazienza, andiamo avanti. Andiamo avanti. Raga, ma perché la musica adesso è perennemente accelerata? Perché adesso la musica è perennemente come se tipo, come se avessi il pepe al culo? Che in realtà ci abbiamo tipo 400 secondi letteralmente di disavanzo. Boh, non lo so, non ne ho idea, però vabbè, pazienza, dai. Finiamo questo livello giusto così per le risate. Comunque sì, ragazzi, questo livello mi sa proprio che l'avevamo già fatto. Io mi fido di voi. Vabbè, ormai siamo qua, rifacciamo. Magari ora che abbiamo ammazzato Wendy andiamo avanti. Non lo so, non ho idea di cosa succeda. Boh, proseguiamo, ragazzi. Intanto mancano 2 minuti, direi che in 2 minuti. Direi ragazzi che in 2 minuti, no? Ce l'abbiamo strafatta. Andate in culo, andate in culo, proseguiamo. Sì, dai, concludiamo così questa live con i pesci comunisti che mi danno un morso. Vabbè, dai, pazienza, succede. Sono cose che capitano, succede, può succedere anche ai migliori, voglio dire. Andiamo avanti, adesso che mi hanno morso, sono comunista pure io. Ah, no, scherzo, in realtà probabilmente lo è. Mario, voglio dire, sicuramente lo è già, dai, voglio dire, su, figurati, idraulico, così, no? Operaio da sempre, cioè, dai, ragazzi, secondo me mi sembra ovvio, secondo me mi sembra ovvio, no? Poi ci sono persino, voglio dire, ci sono persino tipo i bambini, ci sono, no? Insomma, quindi c'è persino il bimbo come sono MSN. Sì, abbiamo finito perché mi ricordo di questa scena bellissima, no? Io che col culo praticamente, no? Adesso finiamo nel burrone. No! No, ragazzi, fermi! No, speriamo che si concluda subito perché finisce nel burrone davvero qua. Fermi, fermi, fermi. Oh, meno male. Meno male, ragazzi. Oh, meno male che abbiamo fatto questo livello. Non abbiamo risolto un cazzo, signori. Non c'è più niente. A sti punti abbiamo fatto il giro completo. Ragazzi, temo proprio che qua, durante la prossima live, siamo costretti, letteralmente costretti, a cercare i segreti. Perché se no, signori, qua non si va avanti. Vabbè, l'importante è comunque aver completato un giro. Adesso dobbiamo. Esatto, durante la prossima live cercheremo i bonuses. Cercheremo di capire come cazzo si arriva al quarto castello. Come cazzo ce lo facciamo ad arrivarci. C'è un livello che devi ancora fare. No, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Ah, ma eccolo qua il quarto castello! Hai ragione, è qua, ma allora sono solo un deficiente. Allora sono un deficiente, in realtà bastava proseguire. Beh, allora ragazzi, beh, la ricerca è già finita.
È già finita, signore. È stato molto bello, però tuttavia penso proprio che il quarto castello e i segreti, comunque sia, li cercheremo, svariati segreti, durante la live di giovedì prossimo. Ragazzi, io spero che anche stasera, che vi siate divertiti stasera, se è la prima volta che siete qua, no, la prima volta magari no, però insomma, se vi siete persi nei precedenti capitoli di questo gioco, sapete che potete recuperarli sia su Twitch che su YouTube. E io, ragazzi, che dire, mi prude il naso da morire, quindi prima di fare lo schifoso in live, io vi saluto. Ci vediamo di conseguenza giovedì prossimo, che è. Beh, a parte che salvo, prima cosa. Ecco fatto. Dicevo, ci vediamo giovedì prossimo, che è il 24, ok, ragazzi. Vi voglio bene, ci vediamo giovedì 24 ottobre con la prossima parte, per l'appunto, di Classic Mario World 1. Classic Mario World 1, per l'appunto, no? Perché c'è il 2, il 3, insomma. Insomma, è una cosa consistente la cosa. Vi saluto, ragazzi. Grazie a tutti per avermi seguito anche questa sera e buonanotte. Ciao ciao!